Leggo le formazioni delle squadre. Banano gioca con Tortora, Manzi, Accurso, Ferrari, Del Deuro, Istituto, Farina, Sogliuzzo, Impagliazzo, Andreozzi, Mattera. Risponde fuori con Verde, Ragosta, Piro, Volo, Del Franco, Zavota, Castaldi, Di Gennaro, Jonathan, Juveni, Savio. Barano che invece era partito bene, poi sono venuti alcuni. Intanto seguiamo questa azione del Barano, pallone in aria e c'è il gol subito, immediato. Un errore difensivo di due giocatori del Forio a favore del Barano. Pallone in aria e sfiora, Verde non ci arriva. Dopo l'esperienza lì, schindando, si addormenta Del Franco. Vince un contrasto, potente il tiro, alto sulla traversa. Pallone in aria. Gol! Segna Del Franco di testa al 22esimo, il pareggio. Tutto il Barano in avanti, solo Impagliazzo. Ma sta fuori, intanto c'è il colpo di testa di Savio. Sogliuzzo ci sembra il giocatore pronto a battere, toccato appunto per Sogliuzzo, il gol in vantaggio su calcio di punizione al 45esimo. Dato c'è il calcio d'angolo, il terzo per il Forio, pallone in aria e spinge il Forio, il portiere, fa gol Castaldi, mi sembra. Secondo tempo dell'incontro valevole, quale undicesima giornata del campionato di promozione Girone B. Savio, c'è l'angolo, pallone in aria e sfiora di testa Del Franco ancora. Tramontare, quindi comincia a far più freddo. Intanto il Barano in aria, pericoloso, e spinge il portiere. E l'arbitro manda tutti gli spogliatoi. 2-2 risultato finale di questo derby, primo derby della stagione.